Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar del Mulino. Sono Irene Venturi, rappresento l'ufficio università. Oggi siamo qui per presentare la nuova edizione di un manuale appena uscito, manuale intitolato Il sistema politico italiano, scritto dai professori Maurizio Cotta e Luca Verzichelli, che abbiamo tra l'altro il piacere di avere in collegamento e che vado subito a salutare. Professori, buongiorno. Buongiorno, professor Cotta. Buongiorno. Buongiorno, professor Verzichelli. Ecco, Buongiorno a tutti. allora abbiamo, vedete e sentite il professor Verzichelli, invece abbiamo in collegamento telefonico il professor Cotta. Abbiamo avuto un problema, diciamo, video dell'ultimo momento, ma direi che si sente molto bene. Due parole velocemente su come verrà strutturato questo webinar. Avremo un'ampia parte, una prima parte dedicata proprio alla spiegazione dei contenuti da parte dei nostri autori, al termine della quale ci sarà un momento dedicato alle domande. Tutti quelli che sono in ascolto potranno appunto scrivere dubbi, curiosità o domande, sempre che ce ne siano, nell'apposito spazio che vedete nel vostro pannello di controllo dedicato appunto alla chat. Noi le leggeremo agli autori e loro avranno modo di, nel caso, rispondervi in diretta. Una seconda parte più breve, dedicata invece alla descrizione dell'espansione digitale di questo manuale, che come molti altri nostri testi si trova appunto sulla piattaforma Pandora Campus con risorse aggiuntive per lo studio e per la didattica. Detto ciò, non rubo altro tempo, ricordo solo che se avete già dubbi e curiosità anche durante l'esposizione dei nostri autori, potete già anche cominciare a scriverle con qualche minuto d'anticipo rispetto allo spazio dedicato, così abbiamo anche noi modo di archiviarle senza perdere troppo tempo. Ripeto, io mi fermo qui, passerei subito la parola ai nostri autori e auguro a tutti un buon ascolto. Prego, professore. Grazie Irene, se Maurizio mi consente dico due cose molto rapide sul significato di questa quarta edizione. Siamo molto contenti naturalmente di arrivare ad una quarta edizione per un manuale, è già diciamo, un buon elemento di valutazione. Questo non significa naturalmente che si tratti di un manuale scritto perfettamente, sappiamo benissimo che non è così, speriamo che sia comunque accettabile per i nostri studenti. Quello che volevamo fare in questa edizione, che è significativamente modificata rispetto alle precedenti, è raggiungere, oltre all'evidente bisogno di aggiornamento rispetto a un sistema politico che cambia, che è cambiato molto negli ultimi anni, magari senza produrre cambiamenti così decisivi, ma certamente con una cronaca politica e istituzionale molto densa, diciamo, di eventi, e al tempo stesso raggiungere un obiettivo che ci sembrava importante rispetto alle altre edizioni, e cioè mettere accanto al bisogno di informazioni concrete sugli elementi centrali del sistema politico, su cui ritorneremo, anche una discussione da un lato sul significato delle crisi dell'ultimo decennio. Quando abbiamo cominciato la nuova edizione, sapevamo che sarebbe arrivata una crisi ben più complessa e, come dire, dagli esiti ancora più incerti, che ancora naturalmente viviamo, quella pandemica, e abbiamo cominciato a ragionare, e da qui anche il cambiamento nell'indice con un capitolo nuovo che toccheremo. Il bisogno era essenzialmente quello appunto di cercare di portare a sistema, in un'interpretazione appunto di sistema, anche le crisi, il significato di queste crisi, anche un po' gli effetti di queste crisi, non soltanto immediati, diciamo così, politici, sulle varie istituzioni, ma anche gli effetti, diciamo così, di lungo periodo rispetto alla pubblica opinione, alle reazioni della comunità e non soltanto agli adattamenti delle istituzioni. E questo ha fatto sì che il libro, come dire, assumesse un elemento di maggiore complessità, anche se siamo riusciti a tenere il numero dei capitoli e anche le pagine
sotto controllo, abbiamo ridotto un po' la parte iniziale dove sostanzialmente definiamo che cos'è un sistema politico, la parte diciamo così teorica, l'inquadramento teorico della nozione di sistema politico, e invece abbiamo cambiato, come dicevo prima, un po' la struttura dell'indice aggiungendo un capitolo in fondo. Naturalmente questo significa anche fare uno sforzo per dare un contributo di civic engagement. Questo è un libro che, come dico sempre, è pensato per gli studenti, ma speriamo che abbia un po' di impatto anche sugli stessi studiosi, che poi sono i nostri colleghi che lo potrebbero usare probabilmente per i loro insegnamenti, e anche per i cittadini, perché siamo in un momento di così grande incertezza, sia per le motivazioni diciamo interne, endogene diciamo così, di cambiamento, sia per gli effetti di queste crisi a cui facevo riferimento, che riteniamo un manuale scritto diciamo così in maniera facile, e scrivere facile è sempre difficile, come dico sempre, possa essere un contributo anche per non solo per gli studenti e per i ventenni, ma magari anche per i cittadini che vogliono saperne più su come sta cambiando la politica nel nostro paese. Lascerei a Maurizio invece, se sei d'accordo, il compito di spiegare un po' l'articolato centrale dei capitoli. Bene, sì. Allora, mi scuso di non mostrare la mia faccia, ma il mio computer ha presentato dei problemi. Comunque è la sostanza che conta. Rifare, o meglio aggiornare un manuale sul sistema politico italiano è sempre una bella sfida, perché mentre a un certo punto ti sembra di essere entrato in una fase di una certa stabilità e assestamento, poi non passa molto e ti trovi in un'altra fase. Aprimi l'audio. Ok, sì. Professore, non la sentiamo più, professor Cotta, non la sentiamo più. Irene, se vuoi vado avanti. Sì, intanto provo a ricontattarlo, grazie. Sì, ovviamente non sono in grado di dire esattamente quello che avrebbe detto Maurizio, ma in buona sostanza le difficoltà a cui faceva riferimento sono state il motivo di questo sforzo, o questo diciamo tentativo che abbiamo fatto per rendere da un lato diciamo così più semplice la struttura dei capitoli centrali, che sostanzialmente è quella classica, ci occupiamo dell'input del sistema, quindi le domande politiche, i valori, in qualche misura anche diciamo così i principali attori che articolano queste domande, in particolare i partiti politici, a cui è dedicato il primo capitolo sostantivo, quello dopo l'inquadramento teorico e storico sul sistema politico italiano, e poi si passa, diciamo così, attraverso il capitolo sulle elezioni, i sistemi elettorali e i valori e le culture politiche, si passa alla scatola nera del sistema politico. Come dico sempre quando vado in classe, Non abbiamo la pretesa di riempire tutte diciamo così le caselle importanti diciamo dal punto di vista dell'informazione sulle istituzioni. Questo è un libro diciamo entry level, un libro da triennio, per capirsi, nei curricula universitari, e quindi ci siamo accontentati, e non è poco dal punto di vista di quello che chiediamo ai lettori, di coprire Parlamento, Governo, Regioni, Pubblica Amministrazione, e poi fare una incursione anche
che c'era peraltro nella vecchia edizione, anche sui rapporti tra politica e magistratura, che anche nell'ultimo periodo hanno mostrato tutta una serie di criticità e di problematicità. Questa è esattamente la struttura che prende il libro nella sua parte centrale. Ora non so se... Professor Verticali, mi scusi, ecco, ci siamo ricollegati e quindi sentiamo un attimo professor Cotta se... nella mia gestione del webinar, ma quello che volevo dire era questo, che diciamo soprattutto scrivere il capitolo sui partiti, ma non solo, però quello in particolar modo ci ha posto diciamo, delle sfide non indifferenti, e mentre precedenti versioni precedenti edizioni del manuale si collocavano grosso modo in una fase in cui sembrava consolidato, diciamo, il modello bipolare emerso dopo la cosiddetta Prima Repubblica, con questi due poli ben definiti di sinistra e destro, dicendo sinistra e centrodestra, come vogliamo definire. Quando abbiamo scritto questo ci siamo trovati invece nel pieno di un'epoca di grande volatilità. Abbiamo assistito rapidamente alla ascesa fulminea di un nuovo partito che tra l'altro vorrebbe anche definirsi non partito, che sta discutendo proprio in questi giorni, e un'ascesa fulminea con tutti i problemi che poneva la presenza di un attore nuovo sia nella sua struttura, nei suoi modelli di reclutamento, aspetto al quale dedichiamo una certa attenzione, sì, anche nel suo modo di porsi rispetto agli altri partiti. E poi però questa rapidissima ascesa è stata rapidamente seguita da un inizio di crisi, discesa, e in parallelo l'ascesa di un altro partito che da pochi punti percentuali sale nelle elezioni europee addirittura oltre il 30%, cioè la Lega. E quindi, come sempre, quando si è in fase di mutamento accelerato, non è facile capire verso dove va il sistema. Quindi ci siamo limitati, diciamo, prudenzialmente a parlare di un'epoca di incertezza, un'epoca di incertezza nella quale ci siamo limitati a segnalare proprio le caratteristiche. Mentre certamente non ci siamo sbilanciati, perché è difficile farlo, sugli esiti di questa fase di incertezza che vediamo continua e che tra l'altro si riflette anche sul sistema delle istituzioni, si riflette sia perché ovviamente il funzionamento dei processi di formazione dei governi assume veste nuova con i due governi molto particolari di questa legislatura, prima 5 Stelle con la Lega, poi 5 Stelle con il Partito Democratico, e anche con proposte e poi interventi sulle istituzioni come quello che abbiamo visto di recente con il taglio del numero di parlamentari, con tutte le conseguenze che ha anche a livello di riforma del sistema elettorale e così via. Quindi ci siamo trovati in questa fase. Il manuale però alla fine cerca sempre, da un lato, di fornire un quadro degli elementi di continuità che permangono nonostante i cambiamenti, e dall'altra parte evidentemente queste innovazioni che si inseriscono su alcuni elementi. Questo è forse questi tre capitoli sui partiti, sui comportamenti di voto, sulle culture politiche e sulle istituzioni hanno dovuto fare i conti, in modo particolare appunto con questa fase che abbiamo definito di turbolenza e di instabilità. Vedremo tra poco, non molto.
prossimo avremo nuove elezioni e forse qualche risposta l'avremo a queste nostre domande. E, sì, Luca, se posso continuare, faccio qualche accenno al tema, al capitolo sul rapporto tra l'Italia e l'Europa, che è una novità di questo manuale. Anche nelle precedenti edizioni facciamo dei riferimenti alla dimensione internazionale della politica, evidentemente non se ne può fare a meno, però con questa edizione abbiamo ritenuto che fosse necessario dare a questo aspetto uno spazio un po' maggiore. Evidentemente è abbastanza chiaro in questa fase che segue la grande crisi economica e finanziaria nel secondo decennio del nuovo millennio, le limitazioni, che poi ora questa grave crisi del Covid, che il sistema politico italiano, come peraltro gli altri sistemi politici nazionali dell'Europa, sono sempre più imbricati, intrecciati con il quadro europeo e internazionale. E quindi per capire il sistema politico nazionale abbiamo bisogno di capire come si colloca in relazione al sistema europeo. E che vuol dire naturalmente tante cose, vuol dire questioni di politiche, il rapporto cioè tra le politiche nazionali e le politiche europee, e c'è la questione dei rapporti tra gruppi politici nazionali e gruppi politici europei. È un aspetto molto importante che è messo in questa fase è che alcuni grandi gruppi politici, attori politici italiani, 5 Stelle in particolare, la Lega in secondo luogo, si trovavano in una collocazione molto periferica a livello europeo, a differenza del passato, quando sia il centro-sinistra e il centro-destra erano sostanzialmente collegati con le politiche finanziarie a livello europeo, sul Partito Popolare, il socialista e l'economista. Questa volta due importanti attori, i 5 Stelle hanno cambiato collocazione, ma sono sostanzialmente isolati, la Lega si trova collocata in un gruppo molto marginale di quadro europeo, tant'è vero che proprio in questi giorni sentiamo parlare di qualche ripensamento all'interno di questo partito, perché essere parte integrata nei processi decisionali europei è fondamentale una forza politica che vuole essere una forza politica di governo. Quindi abbiamo portato sempre nei limiti che si può fare in un manuale, abbiamo portato l'attenzione su questo aspetto che è molto importante. Mi fermo qui, non so se Luca vuole aggiungere delle cose. Vorrei soltanto dire, come già vedete nello scorrimento dell'indice, che c'è anche un decimo capitolo, che è anche questo un classico, perché i manuali non sono dei libri di ricerca, ma devono comunque portare a sistema un qualche elemento di conclusione. Naturalmente dopo quasi 300 pagine, come vedete, già abbastanza dense, ripeto, scritte in modo il più semplificato possibile, come giusto per un manuale di primo livello, ma comunque pur sempre 289 pagine. Non volevamo, e in particolare non volevo io, che sono un noto grafomane compulsivo, scrivere un trattato sulle interpretazioni. Non l'abbiamo fatto in passato, non l'abbiamo fatto neanche in questa versione. Però ci pareva giusto aggiornare anche le interpretazioni e abbiamo dato un taglio, anche questo è un capitolo praticamente integralmente nuovo, abbiamo dato un taglio sui tre livelli che, ripeto, non sono esaustivi ma sono sufficientemente, secondo noi, attrezzati per dare
agli studenti e ai discenti qualche elemento anche appunto di visione complessiva, di visione sistemica. Da questo punto di vista, nelle interpretazioni del sistema politico, vedete che ci sono tre livelli sostanzialmente: l'input, il sistema istituzionale, quindi un ragionamento complessivo su come cambia il modello istituzionale di democrazia, o come non cambia se volete, e poi l'output, e anche qui c'è una piccola new entry perché diamo un po' più di spazio, diciamo, all'esito delle politiche pubbliche, o di nuovo al non esito delle politiche pubbliche. È un esercizio che abbiamo fatto con grande parsimonia, perché ripeto, non era il compito del libro di dare un'ennesima interpretazione, ma era giusto riportare rispetto alle interpretazioni. E questo è l'unico capitolo che non comporta un esercizio finale di verifica, perché è un capitolo non completato, un capitolo che dà semplicemente una visione su tutta una serie di interpretazioni antiche e recenti sulla politica italiana. Negli altri capitoli invece ci sono, ed è l'altra novità della versione cartacea sostanzialmente, degli esercizi di verifica che sono naturalmente gioco forza molto limitati, nel cartaceo non è possibile produrne in larga scala, ma pensiamo che si tratti di uno strumento innovativo insieme ai classici strumenti delle piccole glosse, dei piccoli richiami sui concetti, le parole chiave naturalmente e i rinvii bibliografici. Abbiamo anche un esercizio per ogni capitolo che dovrebbe, oltre fornire un elemento di autovalutazione per lo studente, anche in realtà richiamare degli elementi un po' di curiosità che poi sono il sale, diciamo così, della nostra del nostro messaggio di passione. Non è necessario essere degli appassionati di politica e di attivismo politico. Ah, siccome siamo convinti che la politica sia comunque una cosa importante, una cosa seria, la politica nel proprio paese in particolare, l'idea che chi legge questo manuale sia portato un po' più a discutere, magari con qualche elemento di conoscenza fattiva in più rispetto alla discussione media, che va benissimo per carità, ma specialmente sui social diventa un pochettino discussione sul nulla, in questo caso gli esercizi danno degli elementi un po' più fermi dal punto di vista del controllo cognitivo sugli eventi, sulla cronaca politica e così via. Irene, io posso andare avanti per 2 ore, ma non mi sembra. No, se non ci sono altri interventi immediati da parte del professor Cotta, lascerei lo spazio per le domande. Se qualcuno ha già appunto in mente qualche curiosità, siete stati molto chiari, quindi non è detto che magari ne arrivino. Comunque questo è il momento e potete utilizzare, come dicevo prima, l'apposito spazio che avete a disposizione nella chat. Noi le leggeremo appunto e i nostri autori potranno appunto rispondere in diretta, quindi vi lascio ancora qualche secondo, se no intanto passiamo sicuramente alla descrizione dell'espansione digitale e con anche appunto la specifica sulle materiali, insomma sulle risorse aggiuntive per la didattica e lo studio, e nel frattempo vi diamo modo ancora appunto di pensare, di riflettere se ci sono dubbi e curiosità. Se posso dire solo una cosa? Certo, assolutamente, prego. Volevo dire questo, che ovviamente gli autori si affezionano un poco al loro prodotto, in questo caso ormai ci lavoriamo attraverso varie edizioni da vari anni, quindi affezionandosi può anche, diciamo, perdere di vista qualche punto che meriterebbe di essere toccato, quindi le domande o le osservazioni dei partecipanti ci fanno molto piacere, perché siccome ci prepariamo già alla quinta edizione, cercheremo di farla meglio, ecco. Va bene, grazie. Al momento direi che delle domande non ce ne sono, non è vero, ne è appena arrivata una. Allora, vediamo, adesso vedo di leggervi.
Ineluttabile ma difficile rendere l'idea dell'incertezza e delle illusioni, parola che ricorre due volte nell'indice, e l'idea dell'incertezza del cambiamento rispetto alla Prima Repubblica per gli studenti di un triennio che non erano ancora nati negli anni cruciali, cioè gli anni 92-93. Quale equilibrio avete tenuto in questa nuova edizione tra il prima e il dopo? Maurizio, vuoi rispondere te a questa domanda molto insidiosa? Allora, noi siamo, è una buona domanda, perché sicuramente è un problema che ci poniamo ogni volta. E da un lato ci piace dare una certa profondità, diciamo, storica al manuale. Cioè la politica italiana non è cominciata oggi, ma ha alle sue spalle tutta una storia. Ovviamente non si può anche cadere nell'eccesso opposto di dare alla storia un peso tale che sembri che tutto sia, diciamo, assolutamente conseguenziale. Quindi, insomma, abbiamo tentato da un lato di presentare, sia sul piano dell'analisi dei partiti, delle istituzioni, dei vari aspetti, un po' con le strutture che il passato ha costruito e ha lasciato, per capire poi quanto di innovazione arriva, ecco. Ma forse la parte del lettore giudicare se l'equilibrio è stato buono. Certamente man mano che il tempo passa c'è bisogno un po' di tarare di nuovo la parte del passato, però abbiamo cercato di lasciare comunque un filo di discorso che consenta allo studente di, se vuole poi approfondire, di capire che cosa c'era prima. Ecco, questo è un po' il tentativo che abbiamo fatto. Sì, e se posso aggiungere con una battuta che faccio spesso nelle classi di sistema politico e che è molto più facile ricordare, diciamo così, una catena di eventi storici che magari segnano solo in maniera incidentale gli accadimenti di oggi, e ricordarli attraverso delle semplificazioni che poi risultano fallaci, se non addirittura completamente erronee. Noi usiamo, per esempio, Prima e Seconda Repubblica e poi invece sfumiamo sul fatto che esista una terza. Diciamo che certamente dal punto di vista del sistema dei partiti quello che c'è adesso non è più quello dell'alternanza, ma quando diciamo Prima e Seconda Repubblica diciamo subito che è un'espressione gergale, un'espressione di vulgata giornalistica che ha un suo perché naturalmente è importante semplificare, ma l'analisi scientifica della fenomenologia politica è un'altra cosa. E aggiungo anche, perché questo è un sondaggio che faccio sempre, che John Lennon, sanno tutti chi è, anche se sono i miei studenti attuali, sono appunto, come giustamente il nostro ascoltatore diceva, sono nati molto dopo la sua morte, e invece nessuno si ricorda un personaggio, nessuno, pochi si ricordano un personaggio come Giulio Andreotti, che invece ha governato anche negli anni in cui erano vivi questi ragazzi che vanno in classe oggi. Molto bene, è arrivata una seconda domanda nel frattempo che vado subito a leggervi. Quale rilievo date oggi nei percorsi di studio dei nostri dipartimenti a un insegnamento come sistema politico italiano? Quali le competenze richieste per affrontarlo, viste le implicazioni oggi, intersezione tra arena internazionale, arena nazionale, politiche pubbliche, politica partitica? Ringrazio, come si suol dire, per la domanda. Una domanda per me molto rilevante, perché mi occupo un po' di questi temi, cioè della posizione della scienza politica nei curricula, e in particolare nelle classi di laurea centrali per la formazione appunto di scienze politiche e relazioni internazionali. Allora, l'idea che ne ho io è che il sistema politico dovrebbe essere una delle colonne, insieme a
altri, diciamo, due o tre insegnamenti che sviluppano, diciamo così, gli oggetti della scienza politica. È vero che il sistema politico, questo lo diciamo nell'introduzione, non è una disciplina o una sottodisciplina autonoma, lo era forse quando l'approccio sistemico alla politica aveva, diciamo, un seguito più forte. Adesso il sistema politico è la semplificazione, diciamo così, di un primo approccio alla politica comparata. Si studia bene un sistema, quello che è più rilevante, quello che è interessante per i cittadini, perché gli studenti sono anche cittadini, o per gli studenti stranieri, penso ai tanti Erasmus che vengono in Italia anche per studiare la politica italiana. Però facendo parte di questo pillar, di questo pilastro della politica comparata, dovrebbe essere, insieme alla politica comparata, insieme alle relazioni internazionali, all'analisi delle politiche pubbliche, diciamo, i primi approcci. Certo, in un corso di comunicazione politica l'esame diventerà introduzione alla comunicazione politica, in un corso L36 di scienze politiche invece il sistema politico dovrebbe esserci. Dico dovrebbe perché non è che siamo presenti in tutti gli ordinamenti, e qui mi lascerete un piccolo elemento, diciamo così, di rivendicazione che non è corporativa, ma è semplicemente una richiesta di corsi che siano formativi e informativi. Stiamo però lavorando su questo. Questo manuale nasce essenzialmente per mettere al servizio di questi corsi di laurea uno strumento che possa essere facilmente integrabile con esami classici di questi corsi, ma che vengono da altre discipline. Penso al diritto costituzionale interno e penso alla storia contemporanea, che spesso è anche la storia, diciamo così, del nostro paese, specialmente negli esami di primo anno, nei corsi triennali di scienze sociali e di scienze politiche. Quindi il punto è esattamente questo: mettere a disposizione uno strumento che sia, certo, un primo esame politologico, un primo strumento, diciamo, politologico per un curriculum fortemente incentrato sulla disciplina, che naturalmente è quello che io prediligo, essendo io stesso uno scienziato politico, ma che deve essere integrato con le altre discipline che si occupano sostanzialmente alla fine della politica italiana. Io penso che un testo come questo dovrebbe, similare, dovrebbe essere in qualche modo una lettura per ogni studente universitario italiano. Uno studente universitario italiano che affronterà i suoi studi di matematica, chimica, medicina, eccetera, e forse, però essendo una persona, diventando una persona colta, dovrebbe sapere qualcosa del sistema politico, della comunità politica entro la quale si colloca. Allora, questo testo, o forse anche altri, potrebbe essere letto anche utilmente come, diciamo così, un po' come strumento di formazione di base per chi vuole essere un cittadino consapevole del suo paese. E credo che, come l'abbiamo scritto, è un testo che può essere letto da una persona attenta anche senza una formazione politologica specialistica. Abbiamo cercato di tenere un linguaggio, diciamo così, abbastanza piano, non troppo, senza eccedere in tecnicismi e specialismi, proprio perché questo testo potrebbe servire a chiunque voglia farsi un po' un'idea precisa, non solo, diciamo, basata sulla lettura dei giornali, di come funziona la nostra comunità politica. Molto bene, intanto grazie per queste risposte. Al momento non ci sono altre domande, quindi proseguirei con la illustrazione dell'espansione digitale, poi appunto se c'è qualcosa in itinere dopo le recuperiamo. Allora, come vi dicevo, anche questo manuale è presente sulla piattaforma Pandora Campus e lo possiamo vedere anche dal logo identificativo in copertina. Subito una cosa importante: per chi acquista il volume, quindi diciamo per tutti gli studenti che o sono in ascolto, anche appunto i vostri studenti se ci sono naturalmente docenti, chi acquista la versione a stampa ha diritto, attraverso un codice che si trova nella seconda di copertina,
all'espansione digitale gratuita per 12 mesi, quindi inserendo questo codice in piattaforma, in un apposito spazio che adesso vedremo insieme, lo studente avrà modo di accedere appunto anche ai contenuti e alle risorse in più, quelle che naturalmente sulla carta non sono presenti. E si va quindi sul sito www.pandoracampus.it e digitate nel caso il codice nell'apposito spazio, invece se siete docenti avete la possibilità attraverso un modulo proprio che si chiama richiedi l'accesso a un libro, come professore avete la possibilità di essere abilitati a questo test e a tutti i test che possono essere utili per la vostra disciplina a tempo illimitato e gratuitamente. Vedremo anche adesso nello specifico che avrete anche dei materiali propriamente dedicati appunto a voi docenti. E si entra quindi nel vivo della piattaforma, la vostra area, i miei libri, diventa d'ora in poi la vostra libreria virtuale, e, dove vedete appunto tutto l'elenco dei testi che avete a disposizione. Entrando nella home libro vediamo la struttura, quindi c'è l'indice con tutti i capitoli, paragrafi e le anteprime di immagini, grafici o tabelle qualora ci fossero. Sono tutti cliccabili, quindi si può passare anche in questo caso da un punto all'altro del testo in maniera veloce. Un cassetto delle risorse, che è quello che solitamente contiene tutti appunto quegli apparati che non sono presenti sulla carta. In questo caso abbiamo degli esercizi di varia tipologia per studenti, delle slide per docenti, le riconoscete da appunto l'icona con scritto prof, e abbiamo anche delle cronologie riassuntive, poi delle flashcard che vedremo tra poco nel dettaglio. Un cassetto strumenti che solitamente contiene tutti quegli apparati che sono in fondo ai volumi, in fondo al libro, come gli indici, glossari o i riferimenti bibliografici. Anche in questo caso sono tutti cliccabili. Entriamo nel vivo di una pagina del libro appunto digitale. Vi dico già che tutto quello che vedete sul digitale è perfettamente identico a quello che vedete nell'edizione a stampa. Quindi lungo il testo ci sono anche proprio i riferimenti che ci sono a disposizione sull'edizione a stampa. Dopodiché vedete che il volume è di facile lettura, c'è la possibilità, ci sono due aspetti che riguardano l'accessibilità del testo: il volume può essere ascoltato a paragrafi o interamente rispetto a diciamo a un lettore, a uno studente che ha delle difficoltà visive. Dopodiché può essere anche trasformato il font di lettura. Abbiamo a disposizione alcuni font particolari. Quello che ci tengo a sottolineare è questo che si chiama Open Dyslexic, che converte tutto il testo con un carattere di agevole lettura per le persone che soffrono di dislessia. Vediamo che altre azioni che si possono fare un po' ormai diciamo dappertutto, anche in piattaforma sono concesse: si può evidenziare, prendere appunti e fare delle domande. E le parti evidenziate, gli appunti, restano diciamo a disposizione dello studente, comunque sono personali. Le domande invece sono per esempio visibili a tutti gli studenti, a tutti i docenti che stanno utilizzando questo manuale nei loro corsi. Quindi sono domande che devono essere naturalmente inerenti alla disciplina e ai contenuti, vengono filtrate e chiunque, diciamo, sia studente che docente o a volte anche gli autori stessi, possono naturalmente rispondere. Lungo il testo vedete che ci sono delle parole con dei fumetti, delle parole in rosso, sono tutte le voci di glossario che sono state raccolte, e cliccando su questo fumetto si ha una definizione immediata pop-up di quello, del concetto specifico. Quindi chi sta leggendo, se non si ricorda la definizione, il concetto preciso, può sempre utilizzare questo suggerimento e senza abbandonare l'ambiente di studio e di lettura. E sappiamo che in alcune discipline è importante anche la terminologia e quindi dare definizioni specifiche. Questi sono riassunti con appunto delle terminologie idonee appunto alla disciplina e al linguaggio corretto da tenere. Sempre lungo il testo vediamo che ci sono delle, anche in questo caso, le anteprime di immagini. Tutte le immagini possono essere salvate, copiate, e all'interno del libro ci sono anche dei riferimenti interni, dei link di riferimenti interni, quindi anche all'interno del capitolo stesso si può passare da un punto all'altro del libro velocemente con i riferimenti cliccabili.
Sulla destra c'è una barra degli strumenti che indica le cose che appunto sono contenute nel libro e nel capitolo specifico. Ci sono gli esercizi, in questo volume abbiamo due tipologie di esercizi, sono esercizi a risposta multipla oppure esercizi a vero o falso. Entrambi si possono fare infinite volte, quindi lo studente può provare più volte ad autoverificarsi, ad esercitarsi, e al termine della verifica, della sperimentazione, viene dato un immediato risultato e qualora la risposta fosse errata c'è sempre il riferimento al punto del testo dove andare, diciamo, a ripassare, a verificare, e sia per quelli a risposta multipla che per quelli a vero o falso. E c'è la possibilità anche in un ambiente di creare esercizi personalizzati, quindi infatti vediamo un esempio per capitoli, ma la piattaforma permette anche di selezionare più esercizi da capitoli diversi, da paragrafi diversi, scegliere la tipologia, il numero di domande, c'è un timer anche per simulare una vera e propria prova d'esame, quindi diciamo che ci sono strumenti molto utili che gli studenti possono utilizzare, avere a disposizione. Sempre nella barra degli strumenti, oltre agli esercizi, troviamo le flashcard che vi accennavo prima, e anche in questo caso possono essere utilizzate per un ripasso. Sono le voci di glossario che citavo prima in precedenza lungo il testo, sono presentate come delle vere e proprie card dietro la quale c'è appunto la definizione o la spiegazione del termine selezionato. E anche in questo caso, vedete, sono tante, quindi si possono rimescolare, riutilizzare come preferiscono, e ogni concetto ha sempre riferimento puntuale al testo in cui viene appunto spiegato, in cui si parla di quell'argomento. Quindi se mentre si sta leggendo, studiando, non ci si ricorda la specificità del contesto, si può anche in questo caso velocemente andare al riferimento lungo il testo. Sempre nella barra laterale degli strumenti troviamo un cassetto risorse, in questo caso questo libro presenta, come vi dicevo, delle slide per docenti che sono dei PowerPoint liberamente scaricabili. Il docente le può utilizzare per fare lezione, le può personalizzare, quindi modificare a suo piacimento a seconda anche di come decide di impostare le lezioni, e sono al momento, diciamo, ad uso esclusivo del docente stesso, insomma, quindi lo studente che inserisce il codice non troverà questo tipo di materiale, l'unica cosa destinata esclusivamente, insomma, per fare lezioni. Una seconda invece risorsa disponibile per tutti sono queste cronologie che ci sono su ogni capitolo, sono delle date significative che naturalmente sono state scelte dagli autori, quelle un po' che non si possono, diciamo, non sapere, a cui c'è associata una breve descrizione di quello che stava appunto succedendo in quell'anno, in quello specifico momento. A volte ci sono anche dei video correlati e queste sono a disposizione, possono essere un ulteriore strumento di verifica e di approfondimento in vista appunto di un esame o del ripasso. Ultima cosa, per chi volesse appunto acquistare su Pandora Campus, ricordiamo che lo studente ha a disposizione la 18 app, quindi anche questa piattaforma permette l'acquisto e l'utilizzo di questa modalità. Se adesso io ho fatto una carrellata molto veloce, se qualcosa non fosse chiaro, e potete scrivere ai nostri indirizzi università@mulino.it, noi siamo a disposizione per rispondere sia appunto magari a dei dubbi sul volume che poi noi riporteremo ai nostri autori, oppure se avete bisogno di qualche informazione in più che non è stata magari detta o è stata detta un po' frettolosamente. Quindi io per ora mi fermerei qui, non so se gli autori vogliono aggiungere qualcosa. No. Irene, Gioco Forza è una presentazione, come dire, che comunque non potrebbe dare il giusto rilievo a tutti gli elementi perché ci sono tantissime cose. E devo dire con un certo orgoglio, perché la storia di questo manuale a cui Maurizio faceva riferimento ormai ha una dozzina di anni, e è sempre stato un manuale Pandora, perché abbiamo sempre voluto mettere, e io in particolare ho un grande attaccamento per questi strumenti, perché ai tempi, in un altro manuale in cui il professor Cotta era autore, curai, diciamo, la prima edizione online di un manuale politologico.
forse un attaccamento soltanto un po' romantico. In realtà, come docente, dico che questo è un elemento importantissimo, perché riflette la capacità dei docenti di misurarsi con degli strumenti, anche qui molto semplificati, che possono, hai detto bene, che possono personalizzare, perché i corsi di sistema politico italiano sono in ordinamenti diversi e possono essere diciamo andare a stressare alcuni elementi che invece sono meno rilevanti in altri. Per questo abbiamo messo queste slide molto semplificate, ma che possono essere, diciamo, la base di un qualsiasi tipo di syllabus, diciamo così. Vorrei ringraziare senza nessun, diciamo, formalismo, ma perché penso sia doveroso, Irene e l'ufficio che si occupa di questo al Molino, insieme a tutti gli altri amici del Molino, e se mi permettete anche Alice Cavalieri e Paolo Marzi, che sono i due aiutanti di questa edizione, perché ogni edizione ha avuto il conforto di alcuni giovani che hanno testato su se stessi, prima di tutto, gli esercizi che proponevamo. Sono molto contento di questo risultato di quest'anno, devo dire. È arrivata in corsa una domanda, ve la faccio prima di chiudere, così riusciamo forse a rispondere. Il libro può essere fruito dai cittadini italiani, come gli autori hanno ben sottolineato. Il contributo al civic engagement è una dimensione molto apprezzabile. Avete incluso anche la crisi ambientale tra le crisi globali? Allora, la crisi ambientale è certamente al centro, o diciamo così, il Green Deal è al centro di due aspetti nel volume. Certamente tra le sfide, e quindi si trova questa, diciamo così, questa accenno, perché ovviamente andiamo avanti per accenni nella fase delle sfide, e poi proprio perché c'è un approfondimento sui rapporti sovranazionali a cui Maurizio Cotta faceva riferimento, si ritrova anche nel capitolo dedicato ai rapporti Italia-Europa. Ok, perfetto. Allora, se non ci sono altre domande, scusate, non voglio naturalmente troncare, però appunto non volevo neanche intrattenere eccessivamente i nostri ascoltatori, e quindi se non ci sono altre domande io ringrazio i nostri autori, uno per aver risposto, uno per la preziosa esposizione, che direi è stata molto chiara. Quindi grazie professor Cotta e grazie professor Verzichelli. Grazie a voi. Agli ascoltatori, ai partecipanti e a lei naturalmente, Irene. Grazie. Arrivano dei ringraziamenti e anche dei complimenti nel frattempo per l'esposizione e per il volume. Io ripeto, abbiamo i nostri indirizzi che adesso dovreste leggere, universita@molino.it, sia per richiedere una copia saggio del manuale, che ancora non l'avesse fatto, sia appunto per qualsiasi tipo di informazione. Ringrazio ancora tutti per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo web. Arrivederci a tutti. Grazie. Arrivederci.